La bandiera blu, il vessillo del mare pulito, del turismo sostenibile, sventolerà anche quest'anno su tutto il litorale della costa tramana. Ma la novità per il 2023 riguarda il comune di Giulianova, che dopo anni è stato premiato anche per il litorale sud. È dal maggio 2019, infatti, che il comune non otteneva questo importante riconoscimento per tutto il litorale, ma solo per le zone al centro e al nord del lungomare. Giulianova ha fatto un ottimo lavoro che proviene da molto lontano, perché se c'è un tema che è stato sempre trasversale è proprio quello dell'ambientalismo e della bandiera blu in tutte le amministrazioni. Sono particolarmente contento che adesso anche il tratto sud sia quasi completamente insignito della bandiera blu. Manca solo un piccolo punto che speriamo nel prossimo anno possa essere completo. Solo il tratto più a sud della città, ovvero quello sul lungomare Rodi, è stato penalizzato dal riconoscimento della FEE perché è vicino al fiume Tordino, quindi in sofferenza per quanto riguarda la qualità delle acque. Cosa si può fare per migliorare ancora di più questa condizione? Implementare i contratti di fiumi che sono stati avviati qui in provincia di Teramo, perché il problema della bandiera blu e della qualità delle acque in generale non sarà mai risolto se non prenderemo in considerazione da monte a valle. I contratti di fiume sono sicuramente la questione più importante. Ma il traguardo raggiunto è frutto anche di un grande lavoro di squadra portato avanti con la provincia di Teramo e l'Aruzzo Reti. La provincia di Teramo è stata una delle prime province in Italia ad essere completamente insignita della bandiera blu. È stato un grande lavoro che viene nel corso degli anni, perché ricordiamoci che non è solo la qualità delle acque, ma bandiera blu corrisponde e chiama anche un grande lavoro ambientale da parte dei comuni per tutto l'anno. L'Aruzzo Reti è significativamente importante, perché la depurazione è quello che sta alla base della bandiera blu. Comunque anche i comuni e le associazioni di categoria, in modo particolare le amministrazioni locali, hanno ben lavorato. Una volta tanto un grande lavoro di squadra, Ruzzo Reti, comuni, associazioni. Speriamo e mi auguro che questo bellissimo lavoro della provincia di Teramo possa essere replicato in tutto l'Abruzzo, e l'obiettivo di un Abruzzo completamente certificato prima regione d'Italia è alla portata di mano.